Perfect. Guarda l'acqua di fogna. Guarda l'acqua che va giù incessantemente, oh, ancora. Poi c'è qualche collegamento di batticlò, dei cessi. Sente che puzza le salazioni, oh, che puzza le piscio. C'è il piscio, Porchi, sente che impesta chi sotto. Oh, puzza sempre di più stavolta, oh! Avranno allacciato qualche fogna direttamente qui dentro. Che questa è una conduttura artificiale di una falda acquifera che proviene da sotto la città di Castelfidardo. Guarda che roba! L'acqua è diminuita, adesso più che acqua c'è la fogna. E tutti i scarichi dei batticlò, una puzza allucinante qui sotto, è tremenda, oh, c'è l'esalazione che impesta. Questo cos'è, oh? Un vermeno, tutti i vermini morti oppure vivi? Fa un po' vedere, è vivi o morti? Pare che si muovono, si stanno a muovere. Guarda un po', guarda quanti ce n'è, oh, piccoli piccoli, rincigniti, vedi? E tutta questa rubaccia cos'è? La carta igienica, deteriorata col passaggio dell'acqua. Guarda i vermini, oh, quanti ce n'è, è pieno di vermini chi indua che cammino. E sto smuove la carta igienica che si ferma sott'acqua del cemento armato. Questo è un vermeno più lungo, cos'è? Una serpe, cos'è? È pieno di vermini, oh, chi per terra. Guarda un po'. Guarda chi, quanti ce n'è. E poi stavolta la puzza è impressionante, oh. È impressionante, proprio una fogna al massimo qui sotto. Guarda chi. Guarda che i vermini morti, questi mezzi morti è venuto ciò, sì. Allora hanno collegato una fogna tremenda. Questo addirittura si è formato un nodo, cos'è? Che macello chi! Era tanta pulita s'acqua l'ultima volta, adesso hanno allacciato una fogna che non finisce più, mi sa. Guarda chi! È pieno di vermini e carticenica. Che schifo! Era tanto bello su condotto forzato, adesso non ce devo venire più. Questa è l'ultima volta che ci posso venire. Finché duro, queste salazioni, pare il vomito di salciccia. Pare che ci hanno vomitato la salciccia. Porchi! Ingrati! Contro il pianeta! C'è tutti i depuratori possibili, immaginabili, guarda lì cosa se deve vedere, oh. Che macello, cui pori vermini chi? È pieno zeppo di vermini. Guarda quanti ce n'è chi, oh. È morti. Si muovono in tanti, però. Però vanno giù tutto. Vedi? Quanti ce n'è dei vermini? È pieno, guarda questo quanto è lungo! Chi veramente ci hanno allacciato una fogna ormai da tempo, è tanto che non ci venivo più. E adesso non si respira più chi sotto. Non ci posso manco più venire. È pieno zeppo di vermini per terra che vanno giù. Quanti ce n'è? Guarda questo quale è lungo! Vedi tutti questi pezzi bianchi? È i pezzi di carta igienica. Che schifo!
Tu pensa quanto è inquinato il sottosuolo. Questa qui non è una conduttura de fogna, però ce l'hanno fatta diventare, perché la gente, i condomini oppure le fabbriche, le aziende non c'hanno voglia di spendere i soldi per non inquinare l'ambiente con i depuratori. Ci vuole i depuratori, e invece o non li tacchene o non li comprene affatto. Che peccato. Guarda che io non ho visto mai un'invasione così de vermini che viene nei show. Guarda che ce n'è un'infinità, eh. Ogni 2-3 centimetri va giù un vermeno, piccolo, grande che sia. Guarda lì, a occhio nudo si vede bene, eh. Soprattutto quelli piccoli. Vedi? Guarda come si attorcigliano tra loro, guarda. Guarda che roba. Sala cartigenica vanno giù. E nammi, sai che schifezza. Che schifezza. È pieno, è pieno. Senti che puzza, man mano che vado giù non respiro più. Oh. Porchi! Porchi! Ingrati! Povero pianeta! Povere falde acquifere! Che non riceve ne più l'acqua, ma solo le fogne. Solo la fogna riceve le falde acquifere. Povero pianeta Terra, povera mamma Terra che ci ama così tanto e le creature sono così malvagie. Bastardi! Porchi! Sozzi! Diavoli! Oh, ora un po' che vermeno. Quanti ce n'è dei vermini! Guarda qui! L'invasione dei vermini, oh! Proprio è zozza al massimo sapore acqua! Pensa tu, oh! Che schifo, non ho visto mai una roba così del genere! Un inquinamento totale qua sotto, guarda la cartigenica! Puzza! Adesso non posso manco più cantare le melodie spontanee, non posso far più niente a tutta sta fogna. Porchi! Porchi! Diavoli! Dannati! Adesso tutta sta acqua che sento che va giù, due è tutta sta acqua che sento che scende, oh. Due, oh. Forse è uno scolo di un campo. Sì, è lo scolo di un campo. Madonna che puzza di sotto. Chi è andato giù tutto? Cos'è andata giù una pianta? Fa un po' vedere. Diavoli! Era un cucciolo anni 90. Fa un po' vedere chi? Ci ha fatto un foro lì sotto, eh. Guarda un po' che roba. Cos'è quell'affare lì che va su tutto? Un pezzo di foglia? È una foglia oppure un cucciolo per traverso oppure è un pezzo di merda? Era un po' un ragno ballerino. E nammi se non me l'aspettavo mai, guarda, da trovare sta schifezza. Io bisogna? Porca miseria, mi è cascata giù della fogna, mi è cascata. Questa torcia, una delle due che mi ha fatto Joyce. Però funziona lo stesso, il cascante l'acqua funziona lo stesso. E nammi, sai che impesta! Tutta sta rubaccia, guarda lì l'inquinamento qui sotto, oh! Che schifo! Un'invasione dei vermini mezzi morti che vanno giù. Vedi quanti ce n'è in continuazione? Guarda,
È incredibile, eh? Sta a morire tutto, una muria di vermini infinita. Guarda quanti ce n'è chi che viene nei show insieme con la carta igienica. Un'infinità di vermini. E chi ci hanno attaccato una fogna da un po' di tempo e adesso giù tutto zozzo. Prima si respirava, profumava qui sotto, oh, perché c'era l'acqua di una falda acquifera che c'è sotto Castelfidardo, e adesso però non ha mai puzzato così tanto. Adesso c'è una muria di questi vermini infinita, perché tanto hanno collegato, hanno allacciato una fogna mega galattica qui sotto e io non ci posso venire più qui sotto a lodare e ringraziare il creatore. Bisogna che vado da un'altra parte, devo andare altrove, perché sennò qui mi pio con l'esalazione e mi fuoco, mi pio qualcosa, guarda un po' si pori vermini ricciulati tra di loro, guarda come si attorcigliano, no, perché stanno per morire, tanto non te la fognano, non la fanno abitare. Che schifo, guarda la carta igienica, i vermini si attorcigliano tra loro, guarda che roba, purini, non respirano più, è ovvio, come fanno a campare così? Porca miseria, che schifo, che schifenza, porchi! Vabbè, io chi però? Sono destinato ad andare via. Sono destinato ad andare via. Una delusione impressionante, ciò. Vabbè, una delusione impossibile. Guarda che roba, va. Questa almeno è l'acqua piovana. Ma io posso sapere se l'acqua piovana questa? Non credo. Non piove niente fuori. E allora mi rimagno la parola, dico che è tutta una fogna. Qui è tutta una fogna. È una fogna! Bastardi! Porchi, ingrati, il pianeta sta morendo, eppure i vermini, ora quanti ce ne viene nel show? Che schifo, non ci posso venire più qua giù, allora vado via, dai, vado via, vado via. Che delusione, guarda che roba, oh, devo andare via anche perché... Oltre che l'inquinamento, le esalazioni, tutti si vermini, che non è normale sa faccenda qui. E tutta sta carta igienica appiccicata per terra. È uno schifo totale, la puzza infinita. Quella volta io non lasciavo le tracce, adesso lascio le orme, oh. Lascio le orme con i stivaletti mia termici, però non è isolanti d'acqua, capito? Bocca dentro l'acqua di fogna. Vedi, guarda un po'. Guarda che roba, lascio le orme perché faccio solo la fogna te. E nammi, sai che schifo. Guarda col poro vermeno come faccio tutto. Non ci si può bucca più qui dentro, sennò te pia un colpo, ti pia. E già mi basta quelli che ho avuto io. Guarda un po' ste piattole. Ste piattole lì, mezza su schifo de fogna, porca miseria, guarda chi qua, oh, guarda chi, sta carta igienica pare i straccetti della minestra, pare la minestra, pare un po' di vomito, e nammi sai che schifo, questo va giù per laterale, quanti ce n'è de vermini. Fammi andare via, va da sta puzza infinita. Che delusione. Manco chi posso venire più. Adesso vado dentro la macchina. Che delusione. Senti che puzza, oh. E nammi sei, impossibile sta puzza. È inverosimile, oh. La puzza è tremenda, eh. Le esalazioni, proprio una puzza assurda, assurda. Guarda si vermini cosa fanno? Un'impossessione
di invasione di vermini, sia mezzi sbudellati, morenti, che sia nati da poco, rosci e neri e grigi. Guarda che schifo, porca miseria, che fogna, che fogna. Io vorrei sapere chi è che ha collegato direttamente la fogna qui, senza depuratore. Diavoli! Mai una roba del genere è successa, oh! Mai! Una puzza cucì mai stata qui sotto. Apposta ci venivo spesso io. Io qui ci venivo spesso perché profumava di acqua di sorgente. Infatti veniva giù l'acqua dei sorgenti. E invece adè la fogna totale. Porca miseria. Che ingratitudine. Sempre peggio, andiamo a finire. Sempre peggio. Porchi! Oh, guarda le ragnatele anni 20. Un madonno qui, un malloppo. Ma quante ce n'è, oh. Un altro malloppo. Un altro ancora. Una tarantula schiantata. Povero scolo di campo, è diventato uno scolo di fogna totale. Che delusione! C'è sormaso sconvolto. Quella pozza mi ha fatto venire il giramento di testa. Porca miseria. E il dolore di testa, il giramento di testa di quanto puzza. Non c'è andà, eh? C'è le esalazioni da fa paura lì sotto. Non me l'aspettavo mai, guarda. Mi sono deluso al massimo. È una condizione estrema. Non va bene, non va bene. Assolutamente, adesso mi slaccio tutto perché mi ha preso un calore. È impossibile, è un'impossibilità lì sotto. Mai mi aspettavo una roba del genere. Eppure ci si deve aspettare tutto ormai, dall'ingratitudine delle creature. Per non sprecare la corrente, non fanno funzionare i depuratori, sti industriali e sa gente che ha messo la fogna direttamente lì dentro. Che peccato, che peccato. Adesso io prendo il libro dei canti. Pensa che mentre stavo andando là sotto, all'inizio, all'ingresso, c'avevo una melodia spontanea che mi era venuta dall'anima. Appena ho sentito quelle esalazioni tremende, mi è andato via tutto, mi è andato via dalla mente. Mi è venuto i nervi, hanno subentrato i nervi, pensa. A te me levo pure su giacchetti perché questo è proprio un giacchettino per andare a scià. Però io qui non vado a scià, sto dentro la macchina, è il caldo. Ah, è una miseria, troppo. Oh, mi slaccio, sennò se sudo dopo è peggio. Sono vecchio, non è che devo stare attenti. Mi devo preservare la salute. Turcicollo mi si porta via. E il mal di testa, il giramento di testa, assurdo. Per aver respirato quello schifo. Te pensa che un titolare di un ristorante, uno chalet, ha stappato la fogna dello chalet suo, gli è andato un batterio dentro i polmoni e l'ha fatto secco. Pensa tu, per stappare una fogna. Figurati io che bocco dentro le fogne. Fino ad è non ho preso niente. Però non si sa mai, basta una volta.
quindi per interrompere questa catena di possibilità non ci vado, quindi non basta una volta, basta zero volte, che non succede niente a zero volte. Se io non ce l'ho, non mi succede niente. Se io ce l'ho, purtroppo mi succede l'irreparabile. Te saresti contento e contenta, vero? Eh? Porca miseria. Dopo c'è una persona che conosco, mi sta simpatica e tutto, che mi ha detto Matteo, se te vuoi avere i tuoi fan alla tua parte, comportati bene, non risponde male, non risponde de merda, te devi avere i fan, te per fare più followers bisogna che fai le cose che piace al tuo pubblico, vedi, tante cose, tanto sbagliato non ha detto, ha detto beh. Te se vuoi i followers, se vuoi le visualizzazioni, se vuoi le persone che ti segue, devi fare quello che vuole nelle persone. Io ho detto no, ci avrai ragione quanto ti pare, ma a me non me ne frega niente. L'intenzione mia è sempre stata questa, che chi è che gradisce le mie produzioni fatte a modo mio, nella spontaneità e non nella falsità, nella totale sincerità, chi è che le gradisce bene, anche se pochi, però il piccolo resto, anche se pochi ma buoni, eh? No tanti tutti sparpagliati, pare chissà chi è, dopo alla fine come prima, no? Prima tutti qui iscritti, pare chissà chi erano, dopo non si è scritti più nisciù, quindi a me cosa me ne frega, a me è meglio pochi e buoni, eh? Quindi a me non mi interessa niente dei follower, dei followers, no? Come dice YouTube anch'io. Lui è tanto simpatico, dice solo quello che compra e magna e basta, fa il lavoro suo. Ha creato questo performance, fa il lavoro suo, fa benissimo, sincero, vero, però non dice i cazzi sua, giustamente. E poi è bene rimanere sinceri, veri e come uno è. Io sono come sono. Dopo se chi è che non si scrive, oppure si scrive, a me non mi cambia niente, non mi cambia. Capito? Oh, quindi io c'ho un modo. È una metodologia da fare le mie produzioni a modo mio, proprio, non sono cambiato di una virgola. Quindi chiunque gradisce da iscriversi al mio canale, che gli piace vedere, sta in compagnia con me, bene. Chi è che non vuole non si iscrive, non c'è bisogno manco da dirlo. A me non mi frega delle iscrizioni, se ti iscrivi non ti iscrivi, non mi frega niente a me. Io sono diverso da tutti e da tutto. Tutto quello che trovi su internet subito ti dice iscriviti al mio canale. Io sono l'unico in assoluto che non lo dice. E sono soddisfatto, perché così cambio il sistema. Tutti a pensare si followers, i visualizzazioni, iscritti, followers. Cosa mi cambiano la vita a me? Le visualizzazioni, i followers. Niente. Alla fine è come quei vermini lì che sculavano e pedingiò mezza la carticenica e la fogna, quei vermini che si attorciavano tra di loro, elli va i followers, elli gli iscritti, e quelli i vermini, eh? Siamo vermini, siamo in una fogna che ci siamo creati, quello è la nostra vita odierna, la vita delle creature, del virtuale, la vita del virtuale. Pensa, ogni individuo è un vermeno che si attorciglia, va giù per una fogna, verso la fine, verso la morte. Ecco come l'ho identificato, questo sistema della vita virtuale
dei followers e delle visualizzazioni e degli iscritti. Dopo c'è certi che mi dicono: te hai messo, ha messo Montesi, ha messo il video per le visualizzazioni, ha messo il titolo azzeccato per le visualizzazioni, per le visualizzazioni, per iscritti. Sa che gliene frega dei iscritti del titolo mio, così ne frega di quello che metto e quello che non metto, eh? Ce so e non ce so, è la stessa identica cosa, non cambia niente. Ce so io di YouTube, ce n'è un altro miliardo di YouTube, su YouTube. Non cambia niente, non cambia. Siamo come identicamente come i bruchi rossi. Quelli neri, bene o male, hanno vissuto un po'. Quelli rossi, appena nati, vanno a morire se turciene tra di loro è fatta finita. Mezza la carta igienica, mezza la merda, il vomito e gli acidi dei scarichi di fogna, chimici, tossici, esalazioni, puzza, ingratitudine, secrezioni, eh? Porca miseria, rifiuti di ogni genere. Adelì c'era solo il liquido dei rifiuti, però è rifiuti di ogni genere. Non è che si vede la plastica o che sia, però c'è la carta molla de fogna, sa la merda, il vomito, gli acidi del corpo e non solo, gli acidi dei detersivi. Quanti detersivi ci scolamo dei cessi? Quanta neva gioppe sottoterra di roba? Quanta neva gioppe sottoterra? È un macello, è un macello. Siamo al finimondo. Il pianeta non ne vuole più dei scarichi nostri, delle cattiverie, delle robe brutte, dei pensieri brutti. La superbia. Per cosa serve uno a pensasse Dio? Se sente Dio a posto di Dio, sa la macchina nuova, la macchina un macchinò per la vanità. Dopo la fine va a cagare e butta ciò i detersivi in tel cesso, come tutti. La varichina, quell'affare lì per disinfettare la puzza de merda dei stronzi chimici, perché tanto alla fine mangiamo tutta roba modificata geneticamente e roba drugata, sai, a steroidi, eh? Gli animali drugati per farli nascere prima queste grandi catene alimentari dei animali drogati e indiavolati e terrorizzati, si può, le bestie in questi allevamenti intensivi che è diventati un puttanaio, è diventato pure lì, eh? Verso il commercio e il commercio de cosuli, de quantità, no de qualità, de quantità. Te voglio dire, oh, non c'è tempo, però non c'hanno tempo per gestire la situazione, non c'hanno tempo, allora li droghene si animali, li siringhene sa i steroni, i sterosteroni, come quelli che piene i muscoli, i cosili, i mister muscolo, quelli in palestrati, non te la palestra, tutti pieni di muscoli grossi, se pare ne Dio. Quelli però se siringhene, se bughene, se piene la droga liquida, così fa gonfiare tutti i muscoli, diventano eroi. Eroi di carne e dopo pia un colpo secco e c'è crepene. A 35 anni già è crepati. Possono durare 40 anni, no, 45. Quanto possono durare? Massimo 50 anni, dopo di più no. Dopo gli si floscia tutto, l'albero della vita a 2 cm da un bruciolo. A posto dell'albero della vita deve andare avanti con casi di Viagra, se no non funziona la trombetta. È un macello sto sistema chimico, inquinatico, commerciale, virtuale, eh? Tutti i rifiuti, chimica dappertutto. I cessi delle case vanno a finire tutto lo scolo dentro le condutture forzate, una puzza, non te dico, vanno a finire in due che deve andare
a accusare l'acqua. Deve andare un grande depuratore che dovrebbe depurare l'acqua, non portarla a potabile, non te dico fino a che, fino al punto da portarla a potabile, però fino al punto da togliere tutte le robe tossiche, perché c'è i filtri adeguati di depuratori che togliene addirittura l'acqua de fogna, la tramutano in acqua potabile addirittura. Pensa se quell'acqua depurata andava ante i fiumi, quant'era meglio? Tutta l'acqua di condutture forzate artificiali de fogna dovevano essere depurate e con l'acqua buona e buttate ante i fiumi. Sa quant'era meglio, invece che ci va direttamente senza che dopo non sprechi nella corrente, non consuma nella corrente, non spende nei quadri, e allora gli conviene a non mettere i depuratori, a non farli funzionare. Tutta una speculazione dei quadri, una sommossa d'economia occulta. Se c'era l'economia divina, per l'amore della terra, del pianeta terra, a stora andava giù le fogne depurate, acqua potabile, se poteva bere pure le fogne, di quante tecnologie avanzate è andata avanti in dei depuratori. Ci sono dei depuratori, mio padre li faceva i depuratori 30 anni fa, 35 anni fa, anzi no, 40 anni fa, li faceva i depuratori e li sabbiava, li costruiva, li sabbiava, li verniciava e poi li metteva a fare il collaudo. Li collaudava, laggiù l'interrego, laggiù tutto, laggiù la variante, di cui i depuratori là del castello, lì depura tutto, depura, e l'acqua de fogna la porta addirittura potabile. Pensa quanti strumenti all'altezza adeguati che ci sono per salvaguardare il pianeta Terra, ma non sono purtroppo messi a sufficienza in commercio, perché industriali, sa gente lì non vuole investire per il bene del pianeta, non investe, ne vuole ne guadagnare più e non ne frega niente del bene del pianeta, strafregandosi però di un futuro che ci sarà tutto inquinato e contaminato completamente, come abbiamo visto dentro con la conduttura forzata. Pensa tu che roba, chi se l'aspettava da non fare un video lì sotto? Io volevo fare un video lì sotto, chissà quante melodie spontanee trovavo, 2-3 sicuro, come sempre. L'ultima volta, vabbè, poco, perché purtroppo fisicamente non stavo bene, però adesso avrei creato 3-4 melodie spontanee addirittura, perché ero pronto. Purtroppo non è più fattibile andare lì sotto, perché c'è l'aria rarefatta che non si respira, è irrespirabile. Porca miseria, mi sono andato in cerca un altro guaio, mi pare. Te sei contento e contenta, vero? Non vedi l'ora che crepo. Quindi che cavolo siamo diventati tutti quanti? Sporie radioattive, vermini che si attorciano e rosci del fuoco eterno, dell'inferno, ecco, diavoli che si attorciene siamo diventati, per l'autodistruzione nella vanità, nell'effimero, nella superbia, in questo sperperio consumistico materialistico. Porca miseria, che generazione. Porca miseria, quanto uria andà via sa un missile, quanto uria andante in un altro pianeta. Io mi domando e dico, no? Padre Eterno, viemme a pià, a me, mio figlio, e i miei genitori, mia sorella, il marito, il figlio, tutti quanti che conosco, ci porti in un pianeta da colonizzare, pulito, perfetto, dove non c'è più la morte, non c'è più la malattia, non c'è più il sacrificio e non c'è più da tribulare. Quanto sarebbe bello adesso
a partire adesso verso un pianeta di paradiso. Però duomo aspettà un testa fogna, testu poro pianeta ridotto una fogna che sta a morire, e duomo aspettà la purificazione che ci darà gli angeli di Dio quando li comanderà per venire e il nostro aiuto, il nostro soccorso. Quindi chiediamo la grazia a Gesù da venirci incontro e da salvarci in questa moria completa e totale di tutte le forme di vita esistenti, perché chi così facendo la vita non è più vita, non lo è tuttora, perché tutto inquinato, contaminato, che vita è? È una vita nell'inferno, è una vita d'inferno. Tutti sti prodotti, cioè pensiamo, no? Quanti detersivi è stati buttati nella terra, a parte i contenitori, che non è a parte, perché se sta a riempire l'oceano dei contenitori di plastica, tutta sta plastica da un macello, i pescatori buttano tutto nel mare. Dopo tutta si butti sa plastica andò a finì, tutte credi che va a finì, si concentrano in un punto strategico dell'oceano che praticamente tutte le correnti dei mari vanno a finì lì. È diventata grossa quanto con l'isola, è diventata grossa quattro volte la Francia, e adesso hanno trovato un enzima che se mangia la plastica, però ci vuole 100 milioni d'anni. Famo in tempo a morire resuscitato un miliardo di volte. Ci vuole più velocemente da eliminare sa plastica, ma ormai è in tutto il mondo, il pianeta, la plastica. Sa plasticaccia di tutto questo vuoto non arrendere. Perché una volta c'era il vetro, vuoto arrendere. Dopo, quando è iniziata la plastica, senza arrendere indietro, che ci si metteva all'acqua, ante la butia, non c'era più il vuoto arrendere. C'è il vuoto a buttare via ante la terra, e dopo il pianeta si inquina, no? È tutto un collegamento vizioso, ingrato, dell'ingratitudine e della cattiveria delle creature. E non ne frega niente il pianeta Terra, ognuno butta giù dal finestrino un imballaggio e vai a comprare una roba, ti dà un casino di imballaggio, dopo la devi buttare via tutta, si imballaggio lì, dessa roba. Per incartare la mortadella te ci vuole 3-4 volte, se no non è igienica, è giusto, se no non te si preserva, te si avaria, te si attacca i virus. Purtroppo imballaggi ce li vuole, però bisognava che ci fossero e facessero dei imballaggi biodegradabili, no tutta sta cazzo di plastica, che non ne potevamo più. I pesci mangiano nella plastica i sacchetti della mondezza, gli uccelli, anche i rapaci mangiano i tappi delle butiglie per terra, e sale scicche del cazzo delle sigarette di drogato, e gli uccelli mangiano le sigarette e i tappi delle butiglie, e i pesci mangiano pure i sacchetti della mondezza, le balene morrono dopo perché l'apparato digerente non la fa, lo stomaco come fa a digerire tutta quella rubaccia? Non gli si fa, no? Non la fa i pesci, non la fa i gabbiani, muore niente la spiaggia, le balene se spiaggiano, e noi pure morimo perché andiamo a mangiare i pesci tutti pieni di contaminazione e inquinamento. Abbiamo gli animali tutti drugati, apposta si fioli di oggi se diventano alti 2 metri e mezzi, e non basta. Perché? Perché mangiano gli animali drugati, se gli asteroidi, no le comete, gli asteroidi, e dopo le sostanze dopanti si drogano tutti, siamo tutti un branco di drogati, chimici ingrati contro Dio, contro il pianeta e contro tutto, contro l'amore, contro i sentimenti, che macello. Dopo se va in disaccordo su me per dire robe che è vere, se va in disaccordo, sei in disaccordo su me, lo so, non c'è bisogno che me lo dichi, lo so, a me cosa me ne frega a me? Perché te credi che a me mi cambia la vita se sei in disaccordo su me? Tanti nemici, tanto onore. Quanti ce n'ho di nemici io? Non si conta, è incontabili di quanti ce n'ho,
Però cosa me ne frega a me? Me frega qualcosa, mi cambia qualcosa la vita mia? Niente, non mi cambia niente, non mi cambia. Quindi è giusto valutare queste situazioni spregevoli di fogne, di puzza, desalazioni tremende, terribili, sotto lì non ci posso andare, sono un cazzato nero. È lì che mi venia delle colonne sonore spontanee, la maggior parte non ventate lì sotto, sotto a quella fogna, che è una fogna, prima era uno scolo di acqua piovana, e non solo, l'acqua piovana, più che acqua piovana, che non piove mai, è uno scolo di cosoli, di una falda acquifera, che si trova sotto il colle di Castelfidardo. Quindi è una faccenda persa a parlare a te, se non ti può fregare meno di niente dei discorsi, è una faccenda persa, ma a me non me ne frega, io parlo a me stesso, io adesso mi specchio l'Intel Monitor, parlo a me stesso, però lo condivido con chi è che lo vuole condividere, perché te mica ti ho costretto a sta a guardare sul filmato, quindi non stammi a guardare se ti sto antipatico, dai, non mi sta a guardare, perché a me non mi cambia niente la visualizzazione tua, non mi cambia niente il non mi piace, oppure il mi piace, o lo strike, o il dislike, il like, non mi frega niente a me di queste robe lì, metto i titoli che voglio, faccio i video che voglio, sempre però ovviamente rispettando quello che devo rispettare, tutti noi ci dobbiamo rispettare, dobbiamo volerci bene, durissimo aumentare il bene reciproco, aumentare l'evoluzione reciproca, non è che io sto a fare una predica o sto a insegnare a qualcuno, cerco da prendere consapevolezza e da mettere in comunione questa consapevolezza che colui che ci ha creati dal nulla ci ha donato un paradiso terrestre che ci ama immensamente e che noi però purtroppo abbiamo inquinato, abbiamo ridotto tutto in chimica. Te dirai come? Te sa la macchina accesa per riscaldamento, sennò io mi devo tutelare la salute, ma non è che devo tutelare pure il pianeta, c'ha ragione, però i sfiuti della condensa dei vapori acquei del CO2 della macchina e sono pari a zero per tutto, per tutta l'aria che respiriamo e tutto, è pari a zero, perché se le creature non avevano buttato giù tutta quella mezza foresta dell'Amazzonia, non aveva disboscato tutti questi colline e tutti questi campi per farci l'agricoltura e se non c'era la geoingegneria chimica nel cielo, i cieli erano pieni zeppi d'ossigeno e tutte queste macchine che potevano essere tre volte di più delle macchine, non faceva niente gli idrocarburi dei gas di scarico delle macchine, non facevano niente all'ambiente, zero. Però purtroppo c'è l'inquinamento chimico sottoterra e questo comporta un grande degrado per l'ambiente e soprattutto la geoingegneria chimica nel cielo, il metallo in polvere rilasciato tramite aerosol nel cielo, quello inquina, non è una macchina come la mia o un miliardo di macchine nel mondo, anzi ci sarà 3-4 miliardi nel mondo di macchine, di automobili, non è le macchine che inquinano, ricordate, stappate il cervello, non è questo gas di scarico della macchina mia che adesso io sto al caldo per non sta male un altro po', non è questo che inquina, la differenza la fa la geoingegneria chimica del cielo che ha formato una cappa chimica e ormai non gli si fa più a togliere tutto questo inquinamento, la contaminazione è diventata totale, prima era parziale, adesso è totale, totalitaria. Ecco, quindi potremmo stare con la macchina accesa, se è una macchina moderna, diciamo dal 2000 in poi, dico, catalittica, marmitta catalittica come questa, col catalizzatore, potremmo stare con la macchina accesa anche 3-4 ore, non succede niente all'ambiente, c'è un po' di inquinamento, ma è un minimo proprio, un minimo totale, quasi niente, quasi zero,
Non mi dire, te fai risparmio in tozzo, te fai... Vale a dire a un'altra persona, vale a dire. Vale a dire a chi è che butta la geoingegneria ante il cielo, tutto col metallo in polvere che ci fa smattire i cervelli. Ci porta la pazzia cerebrale, ci porta ad andare sempre in farmacia, cancri, tumori, controtumori, tutte malattie strane, celiachia, autismo, controautismo, tutte se malattie schifose, in modo che andiamo a comprare da magnà proprio fatta apposta della patologia che hanno creato un tel cielo tramite agente chimico e in polvere, eh? Svegliamoci! Altro che giudicarci sempre in continuazione a vicenda, altro che, tutta quella roba chimica ante quel condotto forzato di tutti quei vermini lì, mezzi morti, mezzi vivi, non si sa, un incrocio, tutte quelle piattole, quella è tutta rubaccia chimica dei detersivi e de fogna, altro che, dopo dicevo degli animali. Gli animali ante quella fattoria che non ci sono andato più perché per problemi di salute che ci ho avuto gravi. E allora io con la fattoria non ci sono potuto andare più. Se no mi ha chiamato Andrea Garbini, mi ha chiamato per andare alla fattoria per i PA quei ragazzi che tagliavano e potavano e facevano pure il corso. Hanno fatto il corso per il potaggio degli ulivi. Quello è un corso interessante, era da ripià, però purtroppo io non sono stato bene e se uno non sta bene di salute, devi sta a casa, riposate, devi sta zitto e buono. Non puoi strafà. Se no te pia un colpo secco, c'è crepi, dopo te lo sbatti i video. Te li sbatte le visualizzazioni, gli iscritti, i followers, i like. Te pia un colpo secco, te lanzali la vita virtuale. Te lanzali significa te la sbatti. Non ce fai niente, non ce fai. Crepi, dopo te li sbatti le visualizzazioni. Quello ha fatto il titolo per le visualizzazioni. Per le visualizzazioni! Tutte cazzate, secondo me. Tutte cazzate. Ste robe lì, non cambia la vita. Non cambia niente, non cambia. Altro che. Cambia quando noi cominciamo a non inquinare. Quando noi cominciamo ad andare a comprare i prodotti dell'Amway Corporation. Ecco. Oppure della Forever. Quando noi cominciamo a comprare i prodotti che non inquinano, che sono imballaggi a base di carrube naturali, allora sì che facciamo il cambiamento. Finché noi non ci serviamo dei prodotti dell'Amway Corporation oppure della Forever, più che altro dell'Amway Corporation, perché la Forever c'ha tanti prodotti organici, sì, è naturale, è una ditta straordinaria, d'accordo, però l'Amway ce l'ha di più dei prodotti e sono organici al 100%, addirittura il dentifricio non è le sporie dei scarti della ditta nucleare, il dentifricio è organico, se può pure magnà, te pensa, te puoi magnà pure l'imballaggio del contenitore, tu pensa che l'Amway Corporation sforna dei prodotti talmente organici, per esempio quello per pulire i pavimenti, l'LOC, che quello, oppure quello per lavare i piatti, te quello, se lo bevi, non te fa niente, non inquina, non è chimico, non è tossico, è organico, pulisce, profuma, è organico. E in più l'imballaggio, il contenitore è di carrube, quindi le carrube te lo puoi pure mangiare. In una serata informativa ho visto che il rappresentante si è mangiato un pezzo del contenitore dell'LUC, quello per pulire i pavimenti. E le ma non le secca tutte, perché non è chimico, è organico, quindi le ma le liscia addirittura, invece da screpularle tutte, devo fare le ma di nonna Pincina, degli anni 40, tutte carbonizzate, una puzza, non te dico. Culo e crepe, l'inte culo e ma pare la cresta del gallo. Altro che. Finché noi non compriamo i prodotti dell'Amway Corporation e finché non ci famo un tela testa, non ci mettiamo un tela testa che non è una macchina che inquina, ma è la geoingegneria ante il cielo che ci inquina e ci fa venire un sacco di malattie molto strane, patologie mai viste prima, mai sentite prima.
Perché 20 anni fa c'era la patologia della celiachia? C'era la celiachia 20 anni fa? Oppure 25 anni fa? Diciamo 25 anni fa c'era la celiachia? No, non esisteva. Non esisteva, perché la geoingegneria non c'era. Da quando hanno buttato su metallo in polvere, è venuta la celiachia, è venuto un colpo che te pia, è venuto l'autismo, è venuto un sacco di mali strani. E da lì è da lì che è nato tutto. Quindi cosa dobbiamo fare per cambiare la sua vita? Non è da non spegnere una macchina per non più freddo. Non è quello il cambiamento. Il cambiamento è a fornirci di prodotti che non inquinano le falde acquifere e non inquinano nemmeno l'aria. E in più appia i prodotti del magnà naturale. Se noi dobbiamo magnà la carne, è durissimo. Durissimo, andate in una fattoria, appia gli animali ruspanti di casa che hanno vissuto una vita come con la fattoria che sono andato, così hanno vissuto una vita allo stato brado, contenti, insieme, tranquilli. Dopo, quando è vecchi, morene se magna, e il prodotto se magna. Quando morene de vecchiaia, a posto, non campi più, te magno, finito, così la catena si conclude con un'altra catena. Per cosa serve a far marci la carne, a farla portare in putrefazione? Ha fatto la sua vita nella felicità, te magno. Tanto gli animali sottomessi all'uomo, però non c'è da trattarli male, non c'è da drogarli a rotta di collo, dopo tutto, no, dobbiamo magnare tutta sta roba di droga. Tutti drogati siamo. Che schifo, che realtà, che merda, che generazione spavalda, che diavoli, assassini, assassino, che butti del terzio un tel cesso, assassina, merda. Siamo tutti assassini chi? Contro il pianeta. Povero pianeta Terra. Adesso uria la canzone del pianeta Terra, però purtroppo non abbiamo fatto un cazzo, non abbiamo sistemato sta canzone. Invece il risparmio virtuoso l'ha comprata sta canzone, cioè l'ha comprata, la Pepe Unilla ha speso dei quattrini e adesso i soldi però. Bisogna che se usa questa canzone per fare i performance. Quando si tratta del pianeta, bisognerebbe mettere la canzone del pianeta Terra, fatta dall'artista Christian Franzoso, l'artista Roberto, il cognome non lo so, che suonava con Barbarossa, io lo saluto, ciao Rubè, e poi io, poi l'artista Matteo Montesi, c'ero pure io de mezzo, però l'emo cantata insieme sta canzone, pensavo che andava a Sanremo, invece è stato tutto a un'utopia, è andato tutto allo sfascio, è finito tutto lì, finito tutto. Dopo pure Andrea Piandrino, che saluto, Andrea mi ha detto che mi portava a Sanremo e sa la canzone Il pianeta Terra stanno, e invece è andato tutto allo sfascio. Poi quell'altro uomo lì mi ha detto che stanno e c'era da fare il film, che purtroppo è andato tutto allo sfascio, tutto allo sfascio, tutte le cose se sgretolano come un cristallo che tu lo tocchi, lo stuficchi troppo, se spacca. Gli fai così al cristallo, se spacca, dura poco, come un pezzo di ghiaccio in te una lastra d'acqua in te un lago, no? Un pezzo di ghiaccio, se tu ci zompi sopra, se spacca, caschi giù.
E la stessa cosa i progetti. I progetti non bisogna farli senza l'oste. Se non c'è l'oste, non bisogna fare i progetti, sennò si svanisce tutto in un attimo. Si svanisce. Io invece sono una persona che una volta che dico una roba è quella e non svanisce niente a me. Se a me non svanisce niente, agli altri tutto si svanisce. Altro che. Chi è che sta a me concretizza le faccende. E invece chi è che non sta a me non concretizza un cazzo. Ecco qua, la realtà dei fatti. Oh, ecco. E bisogna fare su cambiamento, una volta per tutte. Da più ai prodotti dell'Amway Corporation, da non buttare i detersivi chimici del cesso, tutt'al più a buttarci i detersivi dell'Amway che sono organici. Quello è un cambiamento radicale, se tutti noi lo facessimo. Purtroppo la maggior parte andiamo a comprare prodotti che costa un euro o due euro con la scusa che costa poco, però stiamo a distruggere il pianeta. Distruggiamo il pianeta, signore e signore. Quindi si collega il discorso di risparmio virtuoso adesso, perché te dirai, te è sempre quello, devi dire, te è sempre quello. Io dico quello che mi pare! E non me lamento, non mi interessa niente a me. Da lamentarmi perché ho pochi iscritti, poche visualizzazioni, poca gente che mi guarda. Cosa me frega a me? Cosa me frega? Io rifletto, faccio quello che voglio. Altro che. Ognuno di noi abbiamo la possibilità da creare un canale YouTube. Io l'ho creato per la mia passione, per la mia missione, soprattutto da salvaguardare per quello che posso fare il pianeta e anche me stesso, però. Adè, per esempio, se io sto con la macchina accesa un attimo per scaldarmi, se no primo si impanna tutto, secondo de fora fa 3 gradi che dentro, se no se c'ho freddo dopo mi è malo, e dopo un due il coso lì, un due l'amor proprio di me stesso. Questa consuma pochissimo sul fatto dell'inquinamento, proprio quasi a zero, è quasi a zero il CO2 qui. Certo, tutto vuole di, d'accordo. Adesso fra poco la spegno, per un po' di tempo la spegno. Dopo, quando mi si rimpanna tutto un'altra volta, l'accendo quando è freddo, però adesso manterrà, tanto le guarnizioni ancora è buone. Quindi la spegno, dai, per fare del bene al pianeta, spegno. Però il pianeta, se fa del bene, se si smette sa cazzo di geoingegneria chimica ante il cielo, allora sì che andiamo bene. E se si smette a comprare tutti questi prodotti chimici e cancerogeni per tutti noi, per la respirazione, per le fogne, per le falde acquifere, per tutto. È una cosa proprio come se io parlo al vento. Io parlo al vento, una voce che grida in un deserto chimico, esageratamente ingrato. Un deserto di pupazzi per il demonio, per creare il caos e la morte al pianeta. Pensa un po'. I burattini viventi qui sulla terra, che hanno eliminato il Padre Celeste, il Creatore, dal proprio cuore, sono diventati pupazzi, menestrelli per il demonio, manipolati dai fili di burattino. Siamo burattini per il demonio. Pensa che schifo di generazione. Che merda, che diavoli, porchi, bastardi, bastarda, bastardo. Anche tu agevoli la distruzione al pianeta, bastardo, bastarda. Altro che. Tutti noi influenziamo il pianeta in negativo, ma la mamma terra non c'ha bisogno di noi. Non c'ha bisogno dei rifiuti chimici, dell'ingratitudine umana contro il Padre Eterno. Ma c'ha bisogno che ci comportiamo bene. Allora sì che dopo c'ha bisogno di noi. C'ha bisogno di noi se ci comportiamo bene. Se no non c'ha bisogno di noi se ci comportiamo male. Capito? Ah, non hai capito? Che merda! Se continuiamo a andare dietro al demonio, non ci comportiamo bene per il pianeta Terra. Il pianeta non c'ha bisogno di non merde, non c'ha bisogno di ingrati, dei bestemmiatori incalliti, le bestemmiatrici,
Le fumatrici, i fumatori, non serve un cazzo a fumare! Non serve a niente a drogarsi! Anzi, inquina pure quello! Vedi, me si giudica a me mentre la gente si droga a rotta di collo! Bestemmia più non posso! Imprecazione! Bestemmie continue! Se fuma a rotta di collo, dopo si dice: Matteo, te sei la macchina accesa, risparmio ventoso! Risparmio ventoso! Dillo a te stesso, te stessa, che fumi a rotta di collo, bestemmi dalla mattina alla sera, notte e giorno! Bastardo! Bastarda! Altro che! Ognuno di noi deve pensare per la propria condotta di sfascio, di ingratitudine e di diavoleria. Altro che me si viene sempre a sfugare a me. Montesi è risparmiato, non c'è la macchina accesa, la macchina accesa. Io devo sta male, devo sta al freddo, all'umidità. Dopo però non te va bene, non te gusta che non c'hai video mia. Adesso i giorni tutti mi scrivono: i video non li fai più, oh matto, li fai più i video. Ma cos'è, li devo fare per te? Per te li devo fare? Cosa cazzo me frega a me? E cosa mi cambia a mente la vita? Io li devo fare per uno che mi scrive: oh matto, li fai più i video. Io devo scrivere, primo devo scrivere a quello, mi devo sentire in difetto perché non ho scritto a quello. Cosa me frega a me? Io devo scrivere a una cattiveria sopra un'altra cattiveria ulteriore. Che schifo, questo è l'inferno, eh! È l'inferno! È una setta, la congregazione! Che c'è i fenocchi, c'è i fenocchi e... Che merda! Che schifo! Porca miseria, che realtà che ci troviamo! Che realtà schifosa che ci troviamo! Ma ci rendiamo conto una volta? No! Ah no! Lo so! Se ci rendiamo conto, facemi qualcosa di me! E invece che non c'è i sentimenti, non c'è i valori, niente, non c'è più niente, c'è solo i vermini, la fogna, la puzza, la droga, e l'egoismo, la vanità e la congregazione satanica, c'è solo qui, tutte religioni dappertutto, per non da dietro a Gesù, tutte religioni dappertutto, per non da dietro al demonio. Che porchi, porchi, bastardi, merde. Altro che me se guarda sempre male, storto. Quello è un matto. Li fai più i video, matto. Falli i video, no, falli. Me scrive. Ma io non li ma io per te non li faria mai i video. Altro che video. Non c'ho la voglia per niente a farli per te. Sai cosa mi frega a me? Cosa mi cambia? Però siccome ho la passione a condividere la consapevolezza che il Padre Eterno ci ama, allora li faccio per me stesso, li faccio, no per te, perché a me di te non mi può fregare meno, lo vuoi capire una volta per tutte? Perché ce so e non ce so, non cambia niente a te nella tua vita, a te non ti cambia niente, manca a me, di te, altro che... Puoi essere chi ti pare te, puoi avere i soldi che ti pare a te, ma a me non mi frega niente, non mi frega, perché non ti porti in te la cassa da morto i quadri lasci tutto chi in te sa vita, te pia un collasso, uno sbocco di sangue, va a finire in te la cassa da morto, altro che, te li sbatti i soldi, quando te pia un colpo. È ora che ci svegliamo una volta per tutte. I quadri che c'hai nel portafoglio, te li sbatti se te finisce la salute. E le visualizzazioni, i follower, i mi piace, i non mi piace, te li sbatti tra i coglioni. Altro che. Te li schiaffi. Altro che. Tesi, lui lo fa per le visualizzazioni.
Ne bastonata a capo e collo lì in quel momento che si dice così. Sa quanto saria meglio? Quanto saria contento, una bastonata, quando uno mi dice le misure di zio, una bastonata chi sa la spranga del zio Mario, altro che, era meglio era, e poi mi preparo proprio più la rincorsa, una sprangata, pa, pitte que, pitte, altro che le visualizzazioni, che me le schiaffo tra i coglioni. Sa cosa ci fai sa le visualizzazioni della vita? Altro che i followers, i tuoi fan li devi trattare bene, se no va a finire male, dopo te esaurisci come sempre, sai, io mi esaurisco per i fan, cosa me frega a me? Io a st'ora se mi esaurivo per i fan ero al cimitero, ero, e invece non sono esaurito per i fan, anzi non sono esaurito per niente, ti dirai, si vede, io non sono esaurito, io rifletto che è insignificante. E creare una vita dipendente dai fan, dai mi piace, dai non mi piace, dai like, dai dislike. Io mica campo per questo, eh. Io il cuore mio non mi batte per i fan, per i fake, per i fans, per tutte queste cazzate lì. A me non mi batte il cuore per questi. A me mi batte per me stesso, per mio figlio e per i cazzi mia. Altro che. E na miseria, oh, vado in ebollizione, adesso non posso manco bere perché l'acqua di sabotia, ah non te può fregare meno, però l'acqua di sabotia l'ho scolata nei scarponcini termici, perché così mi sono levato l'acqua di fogna, lo scolo di fogna chimico della Gio, che ho pistato la Gio, di cui vermeni. Che merda, che dia, che delusione, che delusione. I mi piace, io devo campare per i mi piace, per i visualizzazioni, per gli iscritti. No, Montesi ha messo il titolo e il titolo azzeccato per fare le visualizzazioni. Ma vi è chi che te dà una bastonata a capo e collo? Altro che le visualizzazioni, un calcio in te il culo, te fa volà. Altro che le visualizzazioni. A Montesi non gli può fregare meno delle visualizzazioni, dei iscritti, dei mi piace, dei dislike, delle mati in giù. Appena pubblico un video già ce n'è 5-6 per din giù. È solo uno, eh. Uno che fa per tutti. Quello manca visto niente, mette il dislike perché se crede che io dopo ci soffro. Sai cosa me frega a me? Ci fa una cagata ante i dislike. Ci cago. Ad è perché il computer bisogna che lo tieno a conto, sennò non posso condividere niente la mia passione. Sennò c'è cagao sopra il monitor dove c'era quei dislike. Ci facevo uno stronzo de merda. Eh? Però già ce n'è tanti in giro di stronzi de merda di ca, basta quelli che c'è. Non credi te? Che merda, che merda, che delusione, che delusione, che vita, che vita. Che disastro, che disastro! L'ingratitudine sempre! Sempre si pensa male dell'altro, dell'altra! Sempre, sempre a bramà contro gli altri! Io grazie a Dio non so santo, però non ho mai bramato o messo dei lacci a nemmeno ai miei nemici, nemmeno a chi mi odia. Pensa tu, mai, non è la mia natura, non ho fatto mai del male a una mosca, non è mia natura, grazie a Dio, grazie Padre Eterno, io ti ringrazio, te ne sono grato, che non ho danneggiato mai a nisciù, perlomeno mi rendo conto, sono quasi convinto al 100% che non ho mai fatto del male a nisciù, manco per chi è che mi ha fatto un torto, sono sempre stato pacifico con tutti, anche se non mi chiamo, non è, il mio nome non è Pacifico Montesi, è Matteo Montesi, che proviene da Iesi, eh? Quindi te voglio dire che per cosa serve a bramà, a fare le robe brutte, a sempre a maledire la gente, andante la congregazione per fare le messe nere, per fare del male agli altri, per fare un procedimento, stelline contro stelline, tutte cazzate,
tutte cazzate, droga e porcherie varie, inchiappettamenti dei fenocchi, porchi, porchi, dannati, schiavi della vanità. Che delusione, che delusione. Non c'è più nessuna spiegazione di se faccende chi. Non c'è può essere più niente. Chi bisogna che una volta per tutte ognuno di noi ci battezziamo a Gesù. Andiamo da Gesù in chiesa edificio, in chiesa nel Tempio Santo dove mondata Gesù. A prendere Gesù, a nutrirci di Gesù, perché è l'unica verità nostra, è l'unica nostra salvezza, è l'unica nostra energia. Tutti gli altri flussi non portano alla salvezza. Se non c'è Gesù in mezzo, non cammini nella strada della salvezza. Solo con Gesù si cammina nella strada della salvezza. Quindi non in una religione, ma con Gesù troviamo la salvezza. Nelle religioni che state create dall'uomo contro Dio troviamo la morte, troviamo la divisione, l'odio, la guerra, l'indifferenza, l'ingratitudine, la falsità, l'inganno e la tenebra. Tutto lo schifo più terribile che ci può essere, de male che ci fa sta male. La tremenda disperazione senza Gesù. E invece con Gesù tutta la felicità possibile che tutti noi ci abbiamo bisogno e necessitiamo. Troviamo con Gesù. Con Gesù troviamo tutto. Tutto il bene possibile che c'emo bisogno tutti quanti. Non possiamo farne a meno. E poi desideriamo, ci abbiamo fame e sete di giustizia tutti quanti. Ma una giustizia vera che non finisce, non tradisce, ci salva, ci protegge, ci libera da ogni male Gesù. Chiediamo intercessione a Sant'Antonio, questo santo incredibile e spettacolare, che oggi è il santo della ricorrenza, la commemorazione di Sant'Antò, il protettore degli animali, e ci aveva sempre un maialino con lui vicino, a fianco, e era potente. Questo santo è stato potente, un potente santo contro le forze del demonio, pensa, contro le forze della falsità, dell'inganno, della tenebra, del terrore. Pregamo allora chiedendo intercessione a Sant'Antò, un passo da Bo, Sant'Antò, dalla barba bianca, o la neve o la malta, Sant'Antò, guarda, predicava gli animali, io. Guarda gli animaletti, le belli. Guarda, c'è il maialino sempre vicino a lui, perché lui voleva bene agli animali, voleva bene. Dopo, ovviamente, quando morivano, se li mangiava. Mica però li ammazzava appena nati, li drugava come fanno in te le ditte dei cosoli, le ditte di allevamenti intensivi. Diavoli! Merde! Ecco, Sant'Antonio Abate, proteggici da ogni insidia diabolica. O trionfatore glorioso del demonio, indarno armato in multiformi maniere contro di voi, Sant'Antonio Abate, proseguite la vittoriosa opera vostra sull'inferno, congiurato a nostri danni, ai nostri danni, da quei colpi funesti. Salvate le anime nostre, fortificandole nelle spirituali battaglie. Ai nostri corpi impetrate costante la sanità.
dilungate dagli armenti e dai campi ogni maligno influsso, e la vita presente, vostra mercè, tranquilla per noi, ci sia saggio e apparecchio alla pace perfetta della vita eterna. Amen. Sant'Antò, un passo da Bo. Para un po'. A posto. Vabbè, canto, faccio un canto, visto che la colonna sonora non mi è venuta più, mi è andata via tutto di testa quando ho sentito quella puzza di salazione, ingratitudine. Il finimondo, il finimondo! Porca miseria, che schifo di realtà! Sant'Antò, chiediamo l'intercessione a Sant'Antò e tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Antonio. Vabbè, cosa posso cantare? Qui è frutto della nostra terra. E sarò pane, sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani, ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te. Però non mi ricordo quell'altri ritornelli. Vieni a cantare te, se ti ricordi. Ci vieni. Cosa posso cantare? Benedici, o Signore? Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore. Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d'erba, non mi ricordo più. Questa mille volte l'avrò cantata quando ero piccolo, negli anni 80, però non mi ricordo più. Passati 30 anni, Oltre la memoria. Questa mi piace un bel po'. Symbolum 80. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, oltre la speranza che serve al mio domani, oltre il desiderio di vivere il presente, anch'io confesso, chiesto che cosa è la verità. Tu come desiderio, oltre, no, anche, cos'è? Che non ha memoria, padre buono, come una speranza che non ha confini, come un tempo eterno sei per me. Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno, Dio, luce in ogni cosa, io non vedo ancora, ma la tua parola mi rischiarerà. Questa è bella, però l'ho cantata tante volte ultimamente. Adela canta un po' più veloce in BPM. Quando le parole non bastano all'amore, quando il mio fratello domanda più del pane, quando l'illusione promette un mondo nuovo, anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino. E tu, figlio tanto amato, verità dell'uomo, mio Signore, come la promessa di un perdono eterno, libertà infinita, sei per me. Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno, Dio, luce in ogni cosa, io non vedo ancora, ma la tua parola mi rischiarerà. Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, chiedo alle mie mani la forza di donare, chiedo al cuore incerto passione per la vita e chiedo a te, fratello, di credere con me. E tu, forza della vita, spirito d'amore, dolce Dio, grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, verità dell'uomo, sei per me. E poi si ripete un'altra volta lo stesso ritornello. Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno, Dio, luce in ogni cosa, io non vedo ancora, ma la tua parola mi rischiarerà. Questa sarebbe da cantare a tempo, se no non vale la pena. Poi un'altra canzone e inizio il rosario, anche se a te non te sta bene,
E a me mi sta bene invece. Basta che mi sta bene a me, sta bene solo a me. Sta bene solo a me. Chi fa da sé fa da solo, ricordamici. Questo, come un fiume. Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare, come l'onda che dal mare si distende sulla riva. Ti preghiamo, Padre, che così si sciolga il nostro amore, e l'amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura. Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente, va a scoprire dove nasce, si diffonde la sua vita. Ti preghiamo, Padre, che noi risaliamo la corrente fino ad arrivare alla vita nell'amore, come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare. È bella un bel po', questa sarebbe da, pure da cantarla a tempo. Come l'erba che germoglia cresce senza far rumore, ama il giorno della pioggia e si addormenta sotto il sole. Ti preghiamo, Padre, che così in un giorno di silenzio anche in noi germogli questa vita nell'amore, come un albero che affonda le radici nella terra e su que... E su questa terra l'uomo costruisce la sua casa. Ti preghiamo, Padre buono, di portarci alla tua casa, dove vivere una vita piena nell'amore, come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare. Canta pure tu, dai, sempre questa. Come l'onda che dal mare si distende sulla riva, ti preghiamo, Padre, che così si sciolga il nostro amore, e l'amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura. No 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 no. Dopo volevo cantare un'altra, ma inizio il rosario perché è ora scossa. È ora scossa, sì, perché è ora che gli diamo una punizione a questi demoni che ci tartassano e ci stressano continuamente. E ci vuole ne abbatte e fa morire per sempre nel fuoco eterno preparato per gli angeli del demonio e per i diavoli qui sulla terra che ci sono diventati queste creature sono diventate diavoli o diavole proprio per creare sempre il caos, lo scompiglio, l'indifferenza, l'odio, la guerra e la tenebra. E tutti coloro che hanno aderito alle sette sataniche giaceranno all'inferno per l'eternità nel fuoco e nel pianto e nello stridore di denti per l'eternità in eterno. Quindi il fuoco dell'inferno è preparato per tutti coloro che sono ingrati contro l'amore, capito? Anche se te non ci credi, è così, vedrai che lo constaterai purtroppo. Per tutti coloro che mi stanno a guardare, che stanno in una setta satanica, andranno all'inferno e da lì non ci sarà più una via d'uscita. Quindi attenzione, preparatevi fin da adesso a uscirne immediatamente e andare da Gesù, a confidare in Gesù per avere la salvezza eterna. Per ottenere la salvezza e non la morte eterna bisogna assolutamente andare via immediatamente dal demonio, ma andare ad abbracciare Gesù, a battezzarci a Gesù, confidare in Lui. Io per dire queste cose qui sono molto perseguitato. Io per dire queste cose qui, per metterle online e per condividerle, per far capire queste cose qui, che non le dice quasi più nessuno, e io sono molto perseguitato, preso per il culo in tutti i modi, anche chi è che credevo che erano tanto amici, anche se ce n'è tanti che non ho visto mai, però credevo che erano tanto amici, però stanno nella congregazione addirittura, stanno insieme con questi, è tutta un'associazione e apparentemente senza scopo di lucro, in realtà creano discordia e creano disarmonia e caos e inquinamento totale nelle pratiche occulte contro l'amore, contro i sentimenti. Oh, pensa che schifo, porca miseria, che merda,
E io mi sono fidato di sta gente, oh. Io ho detto pure i cazzi mia. Ci rendiamo conto. Ci rendiamo conto che sbaglio che ho fatto. Che sbaglio che ho fatto. Non dimo mai i cazzi nostri a gente che ci credemo che santi invece è un macello. Che diavoli. Che merda. Che delusione. Porchi. Porchi. Bastardi. Bastardi! Allora. E andiamo a meditare i misteri della gioia oggi. Nel primo mistero della gioia si contempla l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria. Ma però oggi nel Vangelo parlava delle nozze di Cana, quando Gesù è stato invitato, la madre di Gesù è stata invitata alle nozze di un matrimonio che Gesù ha dato l'inizio dei miracoli a Cana di Galilea, manifestò la sua forza, la sua potenza e manifestò insomma il primo miracolo che ha trasformato l'acqua in vino. Mancava il vino e invitati a nozze come facevi senza vino? Sai, parenti, due ne stai in allegria. Il vino è una bevanda che fa sta allegri, ovviamente bevuta fino a un certo punto, no, da diventare alcolizzati, però un tanti d'allegria ce la vuole. Allora il vino era essenziale nei matrimoni e lo è tuttora. Se non c'è il vino, manca la festa. Quindi mancava il vino e la madre gli ha detto al figlio, no, la madre chi è? Mamma Maria, gli ha chiesto a Gesù: figlio, non hanno più vino. E il figlio gli ha detto: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. E allora cosa ha fatto? La Madonnina non è che ha ascoltato a Gesù che gli ha detto che non era ancora giunto il momento da fare i miracoli. La Madonnina è andata direttamente ai servi, gli ha detto: tutto ciò che vi dice, che vi dirà, dati eretta, ascoltatelo, tutto ciò che vi dirà fatelo. E quello è stato l'inizio dei miracoli a Cana di Galilea. E Gesù ha ascoltato l'intercessione da Mamma Maria. Grazie all'intercessione di Mamma Maria, Gesù ha abbreviato i tempi dei miracoli. Quindi tutti noi possiamo e dovremmo per giusto affidarci e chiedere l'intercessione di Mamma Maria per ottenere qualsiasi nostra grazia, esigenza o qualsiasi nostra intenzione. Più che intenzioni, se volemo un miracolo, volemo qualsiasi nostra richiesta, chiediamola a Gesù per intercessione di Mamma Maria, che ella, grazie alla sua intercessione, Gesù ce la concede questa grazia. Chiediamola, chiediamola, a chi aspettiamo a chiederla? A chi aspettiamo quando siamo vecchi decrepiti, marci, frati, che non sappiamo manco se c'eriamo o no? Affidamoci a te, a Gesù, che è l'unica nostra salvezza, l'unica nostra felicità e gioia. Pustà che tutte le registrazioni che ho fatto non ha servito un cazzo a te che mi stai a guardare. Sempre peggio, un te setta satanica. Pustà che non ti svegli il cervello drogato e impasticcato. Merda. Diavolo. Diavola. Porco, porca, fenocchio, fenocchia. E adesso diciamo insieme il credo apostolico che dà tanto fastidio ai demoni. Nel nome del Padre, del Figlio, non ti vergogna a fatto in segno di croce, che te fa besa, è una salvaguardia, è una protezione, è uno scudo. Facciamolo senza vergognarci dei bruchi, dei vermi in putrefazione. Non ci vergogniamo delle larve.
e dei... non ci vergogniamo dei burattini del demonio, eh? I figli di Berzon, i menestrelli di un teatrino satanico siamo diventati, creature ingrate. Bastardi. Merdi. Dopo non sei d'accordo su Matteo, non è d'accordo, non sei d'accordo. Non si può essere d'accordo su Matteo, no. Questa non è evoluzione. Queste cose qui non si deve dire. Ognuno deve pensare per sé, è vero. Però bisogna che ci rendiamo conto, ci svegliamo un cervello da sta droga del cazzo. Dopo tutte queste parolacce, pare che Rosario ci stona. Però bisogna che lo famo, s'arma. Bisogna che una volta per tutte le famo uso di s'arma. Questa è un'arma, non è una preghiera, non è religione. Non è una religione, Rosario. È una preghiera, è una cosa, non è manco una preghiera. È un'arma, come diceva Padre Pio. È un'arma che tutti noi dobbiamo usare per la nostra salvaguardia, per la nostra protezione e liberazione da ogni spirito maligno. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Nel primo mistero della gioia si contempla l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria. L'angelo Gabriele, entrato da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù». E Gesù significa colui che salva, il nostro unico Salvatore e Redentore. O Maria, con il tuo sì hai aperto le vie del paradiso, hai ottenuto il volere del Padre, sarai benedetta in eterno. La tua intercessione è ascoltata nei cieli, perché hai accettato il piano di Dio. Preghiamo affinché anche noi sappiamo dire il nostro sì al Padre, in qualunque momento ce lo chieda. Maria, aiutaci a essere umili e obbedienti alla volontà di Dio. Chiediamo allora la grazia a Mamma Maria, nel nome di Gesù Cristo, di liberarci dal demonio e da liberare le anime perse nell'oblio occulto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria, Ave Maria, piena di grazia, un'altra. E Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi. Adesso siamo giunti alla seconda decina dei misteri della gioia. E si contempla la visita di Maria a Elisabetta, alla cugina. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Maria va a portare il suo aiuto alla cugina Elisabetta, porta Dio al suo prossimo. L'amore ai fratelli. Signore, fa che anche noi come Maria possiamo portare Cristo ai fratelli in attesa di una parola di salvezza. Chiediamo a Maria il dono di un'ardente carità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Oh, me pia la cotta, me pia, oh. Me pia la cotta, la stracchezza, sfinito proprio, sfinito. Nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di Gesù a Betlemme. Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo.
Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Deposto Gesù nella mangiatoia, Maria, Giuseppe e i pastori lo adorarono. Adoriamo anche noi il Cristo, il Figlio di Dio, nel silenzio della nostra anima e nel profondo del nostro cuore. Crediamo a Maria che ci renda servi e fedeli del Signore e ci doni la povertà di spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco eterno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «E anche a te una spada trafiggerà l'anima». Occorre premurosa attenzione alla voce di Dio per discernere la sua chiamata e accogliere la missione che ci affida. Dopo la profezia di Simeone, Maria porta nel cuore la ferita del dolore, ma in silenzio accetta in volontà del Padre suo. Padre nostro, e chiediamo la grazia a Gesù per intercessione di Mamma Maria, da faccia fa sempre la volontà sua, la volontà divina, la volontà dell'amore, e aumentare in noi la fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero della gioia si contempla il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai maestri. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Così desideriamo quante volte ci siamo allontanati anche noi da Gesù, da quel Gesù che con tanto amore è sceso per noi sulla terra. Meditiamo sul fatto che nelle difficoltà della vita l'unica salvezza è trovare Gesù, è ritornare a Lui e non stancarci mai più del suo grande amore. Pensa che belle parole. Imparamo allora, chiediamo a Gesù la grazia da effonderci in noi lo spirito di liberazione e guarigione da ogni insidia diabolica. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre in secoli di secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Salvaci dal fuoco eterno, Gesù. Per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo, di San Benedetto e di Sant'Antonio. Un'altra volta, questa potente intercessione a Sant'Antonio. O trionfatore glorioso del demonio, in dardo armato in multiformi maniere contro di voi, Sant'Antonio Abate, proseguite la vittoriosa opera vostra sull'inferno, congiurato ai vostri danni, ai nostri danni. Da quei colpi funesti salvate le anime nostre, fortificandole nelle spirituali battaglie, ai nostri corpi impetrate costante la santità. Dilungate dagli armenti e dai campi ogni maligno influsso, e la vita presente, vostra mercè, tranquilla per noi, ci sia raggio e apparecchio alla pace perfetta della vita eterna. Amen. E un Padre nostro, Ave Maria, un gloria al Padre, e poi le litanie. Dopo termino questa produzione video. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. E un Padre nostro, Ave Maria, un gloria al Padre, per la protezione del Papa e per tutti noi. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, ripeti, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Adesso Santa Maria prega per noi, te di prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine potente, Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi.
Vergine fedele, prega per noi, specchio di perfezione, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, fonte della nostra gioia, prega per noi, tempio dello Spirito Santo, prega per noi, tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi, splendente dimora di Dio, prega per noi, rosa mistica, prega per noi, torre della santa città di Davide, prega per noi, fortezza inespugnabile, prega per noi, santuario della divina presenza, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio di peccatori, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei confessori della fede, prega per noi, regina delle vergini, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, regina del rosario, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi. Ripetiamo insieme: agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione, a noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso a San Michele Arcangelo l'intercessione. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la malvagità, le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, capo della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Adesso a tutti i nostri cari defunti, e poi termino qui con una canzone. Eterno riposo, dona al loro Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Eterno riposo, dona al loro Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Eterno riposo, dona al loro Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu, Gesù. Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un punto fermo e quella stella là, la stella polare fissa ed è la sola, la stella polare tu, la stella sicura tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu, tutto ruota intorno a te in funzione di te, e poi non importa il come, il dove, il se. Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai tu. Quello che farò sarà soltanto amore, unico sostegno tu, la stella polare tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota intorno a te in funzione di te, e poi non importa il come, il dove, il se. Quindi affidiamoci a Gesù, che è la nostra unica e sola salvezza, gioia, felicità e vita eterna. Amen. Fine. The end.